Niccolò Donna, responsabile ricerca e sviluppo della FIGC. Buongiorno. Il calcio rappresenta il sistema sportivo più praticato e seguito sia nel mondo sia in Italia. Numeri alla mano, che ruolo giocano oggi lo sport in generale e il calcio in particolare nelle dinamiche sociali ed economiche del nostro paese? Esatto, sì, noi abbiamo introdotto già da molti anni un percorso di trasparenza con redazioni di studi e ricerche specializzate da cui emerge il ruolo che il calcio può giocare per accompagnare lo sviluppo sostenibile dell'intero sistema paese. Se rimaniamo al periodo precedente all'emergenza sanitaria, parliamo di 4,6 milioni di praticanti, 1.400.000 calciatori, un ragazzo italiano su 5 tra i 5 e i 16 anni tesserato per la Federcalcio. Poi sono anche numeri che nascono dalla passione che questo sport genera in Italia, 32 milioni di tifosi, e anche i corrispondenti riflessi economici, un fatturato diretto che è stimabile in 5 miliardi di euro e un impatto indiretto indotto che è stimabile in oltre 10 miliardi di euro, con oltre 120.000 posti di lavoro creati. Sono tutti numeri e trend che ci testimoniano quanto effettivamente il calcio possa e debba rappresentare un veicolo per accompagnare un percorso di crescita sostenibile dell'intero sistema paese. Questo aspetto può essere letto attraverso diverse angolazioni, per esempio noi nei nostri piani strategici, nei nostri programmi di rendicontazione, cerchiamo di sviluppare le sinergie tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU, gli SDGs, e i nostri progetti strategici. Per esempio in tema della salute e benessere, tutta l'attività sportiva che organizziamo, l'impatto che ha anche da un punto di vista di risparmio della spesa pubblica sulla sanità, corrispondente alla riduzione delle malattie più direttamente collegate ad alti tassi di sedentarietà. C'è poi il tema dell'istruzione di qualità, il tema anche della parità di genere, per esempio, che si lega allo sviluppo del calcio femminile. E poi c'è tutto un tema legato anche a città e comunità ecosostenibili, per esempio con i grandi eventi calcistici ospitati in Italia. E poi, venendo al tema più specifico dell'incontro di oggi, anche l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze. Questo si lega a quanto lo sport e il calcio possano rappresentare dei veicoli privilegiati per sviluppare dei meccanismi positivi di integrazione, per esempio a livello di giovani migranti o anche di attività rivolte ai soggetti più fragili, ai target magari che necessitano più di programmi di inclusione. Il calcio in questo può giocare un ruolo importante. Assolutamente, al Sustainable Economy Forum per parlare di inclusione sociale e coesione. Lo sport è da sempre straordinario veicolo di messaggi positivi. Quali i progetti a riguardo della FIGC? Sì, diciamo che lo sport rappresenta un veicolo privilegiato per innestare dei positivi percorsi di inclusione e di integrazione per due motivi principali. Il primo riguarda la grande esposizione mediatica che ha questo sport, che ha lo sport in generale, che può rappresentare un'importante cassa di risonanza per trasmettere messaggi positivi di inclusione e integrazione. Il secondo riguarda il fatto che i valori positivi fondanti dello sport, quali il rispetto, il gioco di squadra, la leadership, l'umiltà, il sacrificio, rappresentano il terreno fertile per innestare dei positivi meccanismi di inclusione e di integrazione. Questo l'abbiamo visto con numerosi casi storici di grande successo, per esempio quanto il rugby ha permesso al Sudafrica, sotto, diciamo, la guida di Nelson Mandela, di superare il regime dell'apartheid, oppure la nazionale dei rifugiati che è stata creata nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici. E poi anche lo stesso sistema calcistico negli ultimi anni ha dimostrato di essere comunque un importante e potente fattore di integrazione sociale. Se consideriamo ad esempio i dati relativi al calcio italiano, prima dell'impatto del Covid, i calciatori nati all'estero, tesserati per la FIGC, sono aumentati di circa il 50% in una decina d'anni, arrivando intorno ai 50.000, provenienti in particolare dai principali flussi migratori che caratterizzano il nostro paese, quindi Albania, Romania, Senegal e così via. E chiaramente su questa base la FIGC ha cercato di sviluppare dei percorsi che potessero accelerare ulteriormente questo trend di inclusione. Uno dei principali è rappresentato dal progetto Rete. È un programma che la federazione ha introdotto ormai da 7 anni e che prevede il coinvolgimento di giovani ragazzi ospitati presso i centri di accoglienza di tutta Italia, quelli in particolare relativi alla rete SAI, quindi al sistema di accoglienza e integrazione. Sostanzialmente l'obiettivo del progetto è quello di svolgere attività sportiva direttamente presso le strutture del territorio, ma anche quello di sviluppare un intenso programma di attività educativa e formativa in
indirizzato agli operatori del centro, a dei centri di accoglienza, ma anche agli operatori del settore giovanile scolastico che guida questo progetto e poi anche agli stessi ragazzi che partecipano a questa iniziativa, che attraverso una piattaforma di e-learning possono sviluppare delle nozioni più specifiche in termini di alfabetizzazione, alimentazione, conoscenza delle regole civili e così via. E tutto questo chiaramente ha permesso negli ultimi anni anche una importante crescita del progetto, che è passato da 237 partecipanti a quasi 1400 in appena 7 anni di sviluppo dell'iniziativa. Oltre al progetto Rete, poi chiaramente a fronte anche della stretta attualità, stiamo sviluppando dei progetti di accoglienza per esempio in tema Afghanistan, con alcune ragazze che sono fuggite dall'Afghanistan in seguito alla crisi di quest'estate, che sono state ospitate al Centro Tecnico Federale di Coverciano, e su questo si è sviluppato un percorso anche qui di attività sportiva ma anche di formazione, e poi anche a fronte della recente crisi in Ucraina dei percorsi per esempio per accelerare il percorso di tesseramento dei giovani ucraini che si sono trasferiti in Italia, e tutta una serie di altre attività che stiamo al momento impostando appunto per sostenere il nostro percorso di inclusione anche a fronte della stretta attualità. Il calcio è senza dubbio lo sport più seguito in Italia. La FIGC sente la responsabilità di essere capofila fra le federazioni in un discorso di inclusione sociale? Capofila forse un termine sbagliato, perché noi ovviamente facciamo parte della grande famiglia del calcio italiano sotto l'egida del CONI, di Sport e Salute, quindi diciamo che tutte, anche molte altre federazioni se non tutte, hanno sviluppato dei progetti molto interessanti e dei casi di studio molto significativi. Noi non rappresentiamo il capofila, però sicuramente l'esposizione mediatica che ha il calcio, il potenziale che il calcio ha per favorire dei progetti e dei processi di integrazione, devono spingere il calcio sempre di più a valorizzare questo tipo di iniziative, sia quelle che portiamo avanti da tanti anni come appunto il progetto Rete, ma anche quelle che, come ho detto prima, si stanno sviluppando più a fronte dell'attualità, quindi Afghanistan, Ucraina e poi anche una serie di altre iniziative, per esempio indirizzate agli istituti minorili sul territorio, anche una collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sempre progetti che hanno una doppia anima, attività sportiva ma anche programmi educativi di formazione, anche per supportare poi un reinserimento nella società di coloro che partecipano a questi progetti. Anche a San Patrignano, ha sempre visto nello sport uno straordinario strumento di inclusione e recupero. Che idea si è fatto della comunità? Beh, conoscevo già San Patrignano proprio perché, se non mi ricordo male, nel 2017 abbiamo organizzato la finale del progetto Rete proprio presso la vostra struttura, nell'ambito di un evento che si chiamava Kick Off, che era un evento di stakeholder engagement che la federazione organizzava. Quindi diciamo, chiaramente mi ha molto colpito la struttura, mi ha molto colpito anche il modello e l'eccellenza del centro, e anche rapportandomi un po' con alcuni responsabili che lavorano presso San Patrignano ho avuto un'ulteriore conferma, chiacchierando e confrontandomi, di quanto lo sport abbia davvero aiutato un percorso di reinserimento e di crescita sotto il profilo ovviamente fisico, ma anche diciamo per quanto riguarda i valori, per quanto riguarda appunto la percezione di far parte di una squadra, diciamo tutto un percorso di crescita che è sicuramente connessa all'attività sportiva che viene svolta a San Patrignano e che sono sicuro ha accelerato il percorso di crescita che viene svolto all'interno di questa struttura. Perfetto, grazie mille.